non essere ad esempio il bellissimo Museo Internazionale della Ceramica, perché sì, abbiamo la ceramica industriale, come abbiamo sentito, che comunque è un settore di eccellenza, ma abbiamo l'artigianato, Faenza, un bene UNESCO, lo scopriamo quando Manuel era romano e guardate. Siamo al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, MIC Faenza, una raccolta importantissima, la più importante al mondo, dedicata all'arte ceramica. Il museo viene fondato nel 1908 da Gaetano Ballardini in occasione di un'esposizione internazionale torricelliana, qui a Faenza, proprio in questa sede. Quello fu lo spunto per creare una collezione unica al mondo che fosse appunto internazionale, che raccogliesse l'arte, le manifatture, l'artigianato dal 4000 a.C. ai giorni nostri. Quindi questa collezione si è ampliata negli anni, arrivando oggi ad avere quasi 60.000 pezzi, di cui 16.000 esposti in tante sezioni differenti, che raccontano appunto quelle che sono le civiltà che hanno avuto come base fondante la ceramica. Faenza ha una millenaria tradizione legata appunto ad una terra particolarissima che è stata la base per la costruzione di quella che è la fortuna del termine faience. Faience in tutto il mondo è legato a Faenza e alla produzione di maiolica. Sarà la produzione caratteristica del Rinascimento e del Barocco, i famosi bianchi di Faenza che andranno ad occupare tutte le tavole nobiliari europee, non solo italiane, non solo faentine. Il museo nasce per ricollocare una produzione e un fare ceramico all'interno del territorio. Quindi quel Gaetano Ballardini, fondatore del museo, fonda anche un centro di ricerca che era la biblioteca, oggi con oltre 70.000 volumi provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto fonda la scuola, il Regio Istituto Ceramico, che doveva essere la base per il rilancio produttivo locale. Nel 1938, sempre quel direttore, che era visionario e lungimirante, fonda il Premio Faenza, la prima competizione al mondo dedicata all'arte ceramica. Quest'anno abbiamo celebrato 62 edizioni, quindi oltre 80 anni di premio, con 70 artisti internazionali selezionati su un numero importante di oltre 1100 application. Il passaggio dalla ceramica d'uso, diciamo, alla scultura avviene soprattutto all'inizio del Novecento ed è con il déco, ma soprattutto nel secondo dopoguerra, con personaggi come Leoncillo, Lucio Fontana, per citare due dei grandi nomi internazionali del cambiamento della percezione della ceramica come linguaggio artistico, che abbiamo proprio una svolta. E oggi la ceramica è il linguaggio dell'arte contemporanea. La ceramica può dare diverse possibilità, perché tante possibilità sono all'interno della famiglia ceramica, ed è questo la ricchezza che la ceramica oggi dà all'artista contemporaneo, la possibilità di sperimentare e di arrivare a soluzioni e a realizzazioni completamente differenti.